oggi un video molto molto interessante, rimanete con me fino alla fine, vediamo come rinvasare, perché questo è il periodo giusto, siamo all'inizio della primavera, come rinvasare un agrume invaso, in questo caso abbiamo un pompelmo che è spettacolare, sta facendo una miriade di fiori, solo che poverino, è in un vaso molto piccolo, l'ho acquistato 2 settimane fa in un supermercato, ne ho presi 2 in realtà perché erano gli ultimi 2, soffrivano e non li potevo lasciare lì. Quindi adesso vediamo un po' come si utilizzano tutti questi prodotti che ho acquistato, e costano un po', vi dico la verità, vi lascio poi più avanti sovrimpressioni i vari costi, i vari prezzi, però se si vuole fare un bel lavoro questo è ciò che occorre per poi godere dei frutti, in questo caso del pompelmo. Ci vediamo dopo la sigla. Rieccoci sul canale, mi avvicino su questa pianta che è uno spettacolo. Ora qualche foglia sta cominciando a ingiallirsi, manca ferro, ho acquistato anche quello. Nel frattempo però ho bisogno di rinvasarlo, perché sicuramente, per quanto sia bella la pianta, ma le radici stanno soffrendo. Allora, 2-3 accorgimenti per fare un bel lavoro. Il vaso che dovrà sostituire quello di circa 10-15 cm più largo in quello in cui è attualmente la pianta. Cominciamo con le biglie d'argilla espansa, le trovate in tutti i supermercati, le trovate anche nei centri commerciali. Si mettono al fondo per 3-4 cm e servono per dare la possibilità all'acqua di drenare e quindi non depositarsi sul fondo e non marcire soprattutto. Quindi iniziamo 3-4 cm di argilla, mano a mano che metto i vari componenti vi spiego un po' anche come funzionano. Fatto questo, terriccio per agrumi. Oh, attenzione su questo punto, gli agrumi amano il terriccio acido. Questo infatti, adesso lo vediamo, ha un pH pari a 6, il neutro è 7, sotto è tutto acido, quindi siamo tra il neutro e l'acido, in pratica siamo sull'acido ma in piccole dosi. Se vi chiedete perché non si può mettere allora direttamente il terriccio per acidofile, sappiate che a parte la consistenza dei lapilli interni, quelli che sono dentro, che sono leggermente più grandi in questa confezione qua per agrumi, cambia anche il pH, quello è molto più acido, siamo intorno al 4,5-5. Lo so perché prima di acquistarlo li ho confrontati entrambi e quindi dovete acquistare proprio quello per agrumi. È un buon terriccio, vedete, è molto sciolto, costa un'esagerazione, ve lo dico subito, 45 litri, io li ho pagati 7,50 euro, voilà, giusto giusto per fare il fondo. Ora ci concentriamo sull'estrarre la pianta. Ecco. Ora qui dobbiamo fare attenzione a due cose, al colore delle radici, che siano belle e chiare come queste che ancora sono sane, e al fatto che non si siano spiralizzate, cioè che abbiano ormai una forma tale da fare una spirale intorno al pane di terra. In quel caso lì dobbiamo spezzare un po' il pane, cosa che io faccio a prescindere, eh. Gli diamo aria così, le svegliamo un po', perché loro si stavano adagiando nella loro posizione. Ecco qua, guardate. Ok, se riuscite a stare leggermente più bassi è meglio, perché così vi viene più comodo poi quando dovete mettere la pacciamatura. In questo caso va bene lo stesso, eh. A questo punto andiamo avanti con il terriccio che si mette ai lati e si compatta con le mani o con un attrezzo, con un bastone, insomma. Ora, dal momento che nel mio caso sono un po' alto e devo mettere il concime lo metterò qui a questa altezza, così poi potrò ricoprirlo con altro terriccio. Il concime è un concime specifico, sono lupini macinati per agrumi. Una confezione così online costa circa 17 euro, va intorno ai 3-4 euro al chilo spedito, in vivaio probabilmente costa di meno. Questo è ricco di azoto ma è a lento rilascio, quindi va fatta una concimazione periodica, non si fa una volta sola e poi basta, non serve a niente. Sono dei semplici lupini
quelli che mangiamo noi, essiccati e macinati. Io avevo un'altra confezione, quindi questa non l'ho aperta. Circa 50 grammi per un vaso da 40-50 cm, ma leggete sempre le indicazioni. Ecco, vedete? Il terriccio deve essere spinto sotto, non ci devono essere spazi vuoti. Vedete quanto sono andato giù? Praticamente una mano. Ora vi aiutate anche con i pugni, se volete, bastoni, quello che vi capita. È importante coprire le radici, non lasciarle fuori. Guardate questa meraviglia. Che spettacolo. Voi non avete idea del profumo che emana. Guardate questi fiori. Ma ce ne sono tantissimi. È stata ben curata dal vivaio che poi l'ha data al negoziante. Devo essere sincero, è stata tenuta molto bene. Io cerco poi di fare quello che posso. Ad esempio, ci sono da potare alcuni rami poi secchi e questi si possono togliere, vedete? Questa sarà una cosa che farò nei prossimi giorni. Il rinvaso praticamente è finito. C'è da fare soltanto il trattamento per la clorosi ferrica, lo farò dopo, è una polverina da mettere. Intanto guardate, vedete che qualcuno apprezza il lavoro svolto. Allora, questa operazione rinvaso va fatta ogni 2-3 anni. In questo caso andava fatta perché lo vedevo che soffriva la pianta. E dipende ovviamente anche dallo stato di salute della pianta. Ad esempio ne ho alcune che hanno sofferto durante l'inverno nonostante le abbia coperte. E quindi su quelle non faccio nulla a parte dare un po' di concime sperando che si riprendano. Questa invece è perfetta così. È veramente una gran bella pianta. E speriamo che mi dia qualche frutto perché sono un amante di questo genere di piante. Va bene, è tutto per questo video. Ricapitolo soltanto: argilla espansa al fondo, lupini macinati come concime e terriccio per agrumi, quello specifico. Altro non c'è da fare. Bene, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Lasciate un like, condividete, iscrivetevi al canale se vi fa piacere. Ci vediamo la settimana prossima.